Bentrovati a tutti gli amici di Cavallo Magazine, siamo a Fiera Cavalli e oggi abbiamo come ospite il professor Augusto Carlucci, Dipartimento Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo. Perché? Intanto perché è un appassionato di cavalli e quindi da noi è sempre molto benvenuto. E poi soprattutto perché il suo dipartimento ha in essere dei progetti estremamente interessanti per quanto riguarda il benessere degli animali, dei cavalli, la biodiversità, tutti temi che ovviamente sono molto vicini al nostro cuore. Augusto, ci vuoi parlare di cosa si sta facendo? Sì, intanto buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Diciamo da sempre il Dipartimento di Medicina Veterinaria cerca di coinvolgere alcuni animali, io li considero animali speciali, nell'attività didattica. Quindi ci siamo orientati verso le biodiversità, non solo biodiversità riferite agli equidi, ma anche biodiversità riferite per esempio agli ovicaprini, riferite alle vacche. Quindi anche perché lo studente che si laurea in medicina veterinaria subito dopo l'esame di Stato deve essere un professionista. Quindi noi coinvolgiamo queste specie e all'interno alcune razze che sono biodiversità. Nella nostra azienda agricola sono presenti per esempio soggetti di cavallo agricolo da tiro pesante rapido, sono presenti un bel nucleo di asini di Martina Franca e a proposito di questa razza, essendo presidente della Commissione Tecnica Centrale dell'ANANF, stiamo cercando di risolvere le problematiche legate alla consanguinità di questa razza, per cui la ricerca di, io li chiamo soggetti fuori linea per ridurre la consanguinità. E non da ultimo nel nostro dipartimento c'è un centro di riproduzione assistita, io lo chiamo degli equidi, ovviamente mi coinvolge direttamente perché insegno clinica ostetrica, ginecologia e andrologia veterinaria, per cui diciamo insieme a tutti gli altri reparti che sono dei fiori all'occhiello ci indirizziamo verso la salvaguardia di queste specie. Non solo, siamo gli unici detentori della capra teramana, ormai sono pochissimi questi capi, così come da Salentino vorrei portarmi, come si suol dire, ex situ, la pecora leccese. Quindi c'è un coinvolgimento in linea con il nuovo direttore del Dipartimento, che è il professor Lucio Petrizzi, lui è un chirurgo, assolutamente in sintonia per continuare in questa direzione. Non solo, noi abbiamo una straordinaria convenzione con tutte le forze armate e soprattutto col Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dove a scalare, a cascata, abbiamo delle convenzioni sia con il reparto di biodiversità di Dore di Fiodozzo, dove seguiamo tutta la riproduzione del cavallo persano e salernitano, anche con Martina Franca e anche con il Quarto Reggimento. Quindi le iniziative del nostro dipartimento sono veramente tante. Però ecco, io farei un passaggio, l'hai detto poco fa, ma non tutti sanno, stiamo parlando di un'azienda agricola, sì. E non tutte le facoltà di veterinaria o i dipartimenti di veterinaria hanno a disposizione una palestra tanto importante e tanto articolata né per la formazione né per i loro lavori. La nostra azienda è effettiva nel dipartimento, nell'allora facoltà e nel dipartimento di medicina veterinaria sin dal 98-99, quindi nel 2000, 2001 sono diventato il responsabile. Abbiamo cercato sempre di migliorarla, soprattutto verso l'indirizzo del benessere animale dei nostri soggetti, ovviamente stabulati, ospitati. Non è grandissima, è un'azienda che conta praticamente intorno ai 12 ettari con scuderie, con paddock per le vacche, gli animali vivono praticamente in libertà, abbiamo tre unità di personale che
assistono come se fossero praticamente loro, quindi si è creato un bel, diciamo, un bel momento di simbiosi uomo-animale o di relazione uomo-animale. Un'altra domanda, hai parlato di convenzioni con le forze dell'ordine, sì, con i carabinieri, in che cosa si concretizza poi questa vicinanza? Sia con i carabinieri che con l'esercito si concretizzano in uno scambio, in un'osmosi, diciamo, significativa. I colleghi vengono praticamente da noi anche a far lezione, ci ospitano per esempio per l'approccio, per l'handling, l'approccio all'animale, collaboriamo per come dire, portare avanti quello che dicevo prima, la conservazione e la selezione di razze, diciamo, a rischio di erosione genetica, come si dice adesso, quindi sono veramente tanti, partecipano alla scuola di specializzazione, ci sono dei posti riservati, di tanto presso i reparti i nostri studenti effettuano i tirocini, quindi è veramente, come si dice adesso, tanta roba, ed è una collaborazione straordinaria, definirei questo modo così di essere in sintonia fra questi enti. Ecco, quello che abbiamo portato qui oggi in effetti è una testimonianza di quanto il mondo del cavallo possa essere articolato al di là di quello che si percepisce guardando un cavallo camminare o guardando un cavallo fare una gara. C'è tanto dietro. Assolutamente sì, c'è tanto lavoro. Quello che vediamo in questa straordinaria manifestazione equestre, diciamo, non tiene conto di chi c'è nelle retrovie e cosa fa nelle retrovie. Quindi, ma per arrivare a presentare questi soggetti c'è veramente tanto lavoro. Beh, noi un pezzettino speriamo di averlo fatto avendo portato qui il professor Carlucci e Carluccio. E niente, francamente l'esperienza di Teramo è importante. Il discorso della biodiversità è sicuramente una chiave di volta in questo momento. Assolutamente. Io colgo l'occasione per invitare Cavallo Magazine nella nostra struttura e fare un giro per visitare sia il nostro ospedale veterinario universitario didattico sia la nostra azienda agricola. Accettiamo l'invito pubblicamente e lo prendiamo come impegno, perché comunque rimaniamo sempre molto curiosi. Grazie infinite. Grazie a lei e grazie a tutti voi.